Ciao a tutte e a tutti. Ciao a tutti e a tutte, ragazzi e ragazze. Benissimo. Spiega tu. Come? Spiega tu. Eh sì, vabbè, adesso Non ho location un po' parole. diversa. Aia. Porca miseria, guarda, pungia, Non ho eh. Tanto che parole. finiamo tutti e due all'ospedale. Vabbè, Monica reduce di una forte lombo-sciatalgia, forse un principio di ernia del disco. Io forse qua mi viene il tetano, vabbè. 10 giorni di... Infatti adesso è a letto, in questo momento che mi sono spostato nella camera da letto. Facciamo comunque, no? Nudi alla meta lo svuoto alla spesa. Animo, eh? Animo, Che così ne abbiamo. dolore, ragazzi, che dolore. La sentite? Non riesci a girarti un pochettino, vabbè. Io però ci provo. Senti che è già attaccato qui il Stampo coso, su. no? Vabbè, ce la fai, sì. Va Stampo su. bene, e siccome dobbiamo Sono una avere... baracca, come dicono qua, No. giro una baracca. Dico il cortisone che è Ruscetti che ti ha fatto venire, Fatemi venire anche per la menopausa. no? E signori, ho imparato a fare le iniezioni. Ah, l'ho obbligato io, ah, l'ho Ho imparato. obbligato io a farle. Io sono Quindi... anche asmatica, se mi viene anche un attacco d'asma, ci deve essere qualcuno pronto a farmi il cortisone, se no crepo. Bene, allora io sono pronto, ho provato, eh. Ha la mano leggera, eh? Ha una mano Io che ho il leggerissima. terrore degli aghi, vabbè che mi arrangio a fare un po' tutto. Ma dove ti sei fatto male? Scusate un attimo, eh. Allora, io che mi arrangio a fare un po' tutto, ho detto, ma proviamo, anche la dottoressa mi dice, vabbè, è come giocare a freccette, ma ho detto, provi, faccia uscire l'aria, beh, questo è classico, questo mi entra a muscolo. E così mi sono cimentato. Devo dire che ho un'ansia tremenda, perché ho sempre avuto Mamma orrore degli mia, aghi. Io che non mi hai avuto niente. quando Ma vedo un ago che faccio scusa, ma così... te la dovevano fare te la puntura, a me me la dovevi fare. Vabbè, così adesso sono diventato il punturatore di Ma dai, in casa. Va casa ci vuole sempre qualcuno che sa che fare. bene, allora cominciamo subito con il nostro svuota la spesa. Un po' con un Mi orecchio... dispiace che non sono tanto in forma. Vabbè, con un orecchio in tavola, adesso sta un po' Un migliorando. pochino con il Dopo tanto, cortisone, sì, col cortisone. dopo tanto Perché anche Voltaren, Voltaren ha dovuto anche ricorrere al cortisone. adesso il cortisone, eccetera, beh, dopo un po' che, insomma, insistendo, alla fine sì, il Insomma, ci è nervo voluto, sciatico c'è si deve tanto. disinfiammare. Vabbè, è così. Ah, mamma mia. Cominciamo subito. Allora, qui vedete che ho preso delle patatine, perché Le abbiamo... Sì, nuvolette. sono nuvolette queste qua. Sì, Bianchi e fiocchi, vedi beh, qua. si possono chiamare anche Ah, che bello, nuvolette. vedo tutto il verde qua. Sì, ma ha piovuto prima. Sì. Quando sono uscito per andare a comprare Come una bella sempre schienata piove. d'acqua e poi... Sì, perché d'estate? Quando sono tornato ho sentito come un'evaporazione del suolo, non so che era una nuvola si è alzata dal suolo, dovuto al calore di luglio, siamo a luglio, e quindi il sole ha preso quella forza Ora è che voi dite sia caldo, forte. Va il sole. bene, snack day, dobbiamo avere invitati, tua Sì, sorella, mia sorella, la mia nipotina, mia mamma e la nipotina che è dentro la mia sorella, perché mia sorella è incinta, ecco, e c'è un'altra quindi bambina sto e per allora diventare zio doppio. anche io siamo tutti Allora, contenti. patatine nuvolette dovrebbero essere bianche, però queste qua sono un po' più gialline, bianchi fiocchi, vedete? No, sono Queste buone, le abbiamo già mangiate, sono sono buonissime. E buonissime. leggere Già che anche, non c'ero. sono neanche fritte, niente. No, non sono Visto fritte, non che credo che viene sono anche fritte. la bambina, che è la mia Sì. nipotina, c'ha 3 anni e mezzo. Quale occasione migliore per mangiare un po' queste cosettine Sì, qua? lei va matta per queste Qua cose. c'è il, come vedete, il Volantino. volantino che è valido dal 10 luglio. Quindi, vabbè, guardate un attimo anche voi che cosa c'è di interessante. Poi questi qua, magari offriremo anche questi, i croccantini al formaggio. Non hanno per me Sempre. Questi sono quelli. per te, sì. Ah, quindi consiglio una cosa buona. Dovete fare un party. I salatini della Lidl Questi sono buoni. salatini qua, vedete qua, poi mettiamo i soliti prezzi. E bocca impastata, scusate.
Voi siete. Questi salatini qua, vedete questi? Ce ne sono di vari tipi, anche fatti a lettera, mi sembra anche. Sì, io mi Animaletto, divertivo. elefantino. Io da bambina mi divertivo a comporre le Con la parole. stellina, eccetera. C'è un po' di cipolla, credo, qualcosa, Ma qualche cosa no, sono piccante, però speziati. sono ottimi per un po' diciamo, per gli Ma ospiti, che se ecco. invitate qualcuno. Anche questi abbiamo preso. Anelli di mais, gusto pizza. E questi bambini ne vanno veramente ghiotti di questo qua. E sono buonissimi, ve li E consiglio, non c'è buoni. niente di fritto, niente roba Nulla fritta. di fritto. Poi arriviamo a altre cose. Questi qua sono 10 panini morbidini che io adoro. Quando li trovo, vedete, guardate come sono morbidi, guardate qua. Con solo due dita, tac. Questi qua sono morbidissimi, resistono anche 2 o 3 giorni. Per chi ha poca potenza masticatoria come me vanno benissimo. Solo che oggi vi hanno detto, io metto nel sacchetto, all'Eurospin si fa così, però alla Lidl ultimamente non mi stavano dicendo nulla, io mettevo i panini, loro quando arrivavo a casa dicevo, quanti ne ha presi? Aspetti un po', 5, 7, così basta. Oggi che c'era una, non so che aveva Il ciclo. il ciclo, forse. Sì, vabbè. E comunque dice, ma lo sa che bisogna pesarla la roba prima? Ho detto sì, ma adesso mi confondo con. No, bisogna la deve insaccare, pesare e mettere il coso così e che devo farlo io, eccetera, così. Però, oh, ragazzi, sono sicuro di averlo fatto 1000 volte senza doverlo pesare. Forse va da. Attenzione, mi tiri il filo! Oh, Mi scusa, scusa. tiri il filo e casca tutto, Scusa, scusa. E non so perché stavolta, boh, magari la prossima volta, beh, adesso li prezzerò, basta, basta, non voglio più essere cazziato con. Attenzione, se non mi viene la neve del disco anche a me, No, no, attento. queste sono le solite, appoggiamo Attento. qua, acqua saguaro naturale. Si chiama Santa Vittoria e mi pare che venga da una sorgente in Liguria, credo proprio, no? Sorgente Nuova Santa Vittoria in località Montegrosso, no, Imperia, non Genova, va bene. Poi. Uova, io controllo sempre che non siano spaccate, qualcosa, adesso magari mi si rompono adesso. Uova, queste qui sono abbastanza convenienti, via, mettiamole qua così poi casca tutto. Mangio io. Il latte, questo che la regia mi dice, ah no, ha un gusto che non fa, è meglio quello. No, dipende, no, dipende. Certe volte è un po' acidulo. Certe volte più dolce. Non capisco da cosa dipenda. Dipende dal fatto che ci avete un sacco di mussa, cosa c'è dentro. No, ma Sì. non è vero, no. Io bevo. No, ma perché? Io bevo lo stesso. Perché mi devi dire così? Poi la birra Finkbrau, quella lattina Maxi, dove la mettiamo qua sul termosifone? Perché non sapete voi che accrocchio che c'è qui, no? Ci sono due piedini del treppiede sul termosifone, uno sul davanzale, insomma, tutto messo così, eh. Colpa mia Starnutisce se uno in sto Giappone, male. va tutto. Allora, la birra, questa la devo mettere al sicuro, le altre cose no, ma la birra sicuro, eh. L'importante è che la birra sia sempre fredda. Allora, poi, i fagiolini, green, però Sempre io che spara, mangio io. eh. Vedete? Green beans, questi qua, che li prendiamo sempre, ce ne avrete due scatole piene di vedere sempre la stessa roba. Lo so, magari siamo un po' monotoni. Queste sono pesche, non sono sì. Sì, sono Dovrebbero essere sciroppate, sciroppate. sì. Sono buone, Tra quelle lì sì, buonissime. hanno lo stesso costo della Macedonia, però sono veramente molto belle a Sono vedersi, buone, eh. sono Quando uno apre sembrano quasi finte di plastica Sì, sono all'interno. belle, sono Non belle. hanno un'imperfezione, nulla. E poi
una bottiglia di acqua gasata, sta un po' mancando quella alla Lidl, soprattutto le bottigliette, quelle piccole, sono sparite, forse la gente se le porterà in spiaggia, probabilmente, Non so con perché quale un tempo, po', visto che non piove so, perché è un sempre. tempo veramente schifoso, eh. Dicono che arriverà un grande caldo, beh, vediamo un po', perché per il momento direi che Più che come altro io acqua vorrei un po' di sole, un siamo po' a di posto. bello, insomma. Sì, un po' Sempre se l'estate. nuvole, sempre sta pioggia, basta. Anche perché qua, diciamo, è un posto abbastanza fresco, ecco, diciamo. Poi la carta igienica, questa qui, che un rotolo ne vale tre, vedete qua, un rotolo, neanche un rotolo ne vale tre, e questa la mettiamo qui. Poi abbiamo preso un tè al era al limone, giusto? Sì. Ok. Il tè al limone, questo è sempre per gli ospiti, diciamo. Ma me lo bevo anch'io. Lo beviamo anche noi. Poi l'aranciata zero, che prendiamo sempre. Ma voi sentite che c'è. Non è rumore, è la sedia che fa rumore, perché fa un rumore strano. Non sono io Ma che. perché la sedia da È computer, la quello sedia del che computer. abbiamo per il computer. Poi, qui abbiamo il solito Dentalux, vedete? Quello blu, dai. Quello Ah, blu meno male. ormai mi sono proprio arreso. Arreso è quello blu, basta. Non riesco più, quindi la resa totale incondizionata. E dunque, siamo arrivati a questo punto, facciamo un attimino di pausa che vado a prendere le altre cose del frigo, eh? Ed eccomi di nuovo qui. Allora, pesto alla genovese, questo qua vedete? Sale. Cioè, sia con aglio, per chi vuole avere l'alito profumato, attenzione al filo, sia con l'aglio. Non posso neanche Ah, essere hai detto, vabbè, blasata dai, così avremo un comunque. sacco, se casca tutto e si spacca anche il cellulare, avremo un sacco di visualizzazioni. Guardate che è successo, pesto alla genovese, ma c'è un buchetto qui, eh? Siamo sicuri che non. Bah. Speriamo bene. Questo l'avevo preso l'altra volta, non mi ricordo quanto costa. Questo non ve lo posso mettere come si chiama, il prezzo. Poi ho preso tre, tieni tutto qui perché uso la pancia come tavolo. Vedete che la pancia è È utile. utile, è Poi utile, sembra, ma è utile. abbiamo tre confezioni di Würstel. Stiamo registrando? Speriamo di sì. Sì, tre confezioni di Würstel, pollo e tacchino. Certe volte ci sono anche mescolati, c'è anche mescolato il Gli maiale. suino, sì. Poi il maiale, di qua passano i cinghiali. Amori. C'è tante persone che se li vogliono mangiare, ma noi no. Sicuramente quando vedi i cinghialetti piccini Quelli con la mamma. piccoli, che Sì, lo so, amori. però diciamo così, se qui hanno parecchi punti di fuga, loro tendenzialmente sono paurosi, per il momento qui non hanno mai attaccato nessuno, sì, possono succedere, certo, se uno agita un bastone o si comporta in modo aggressivo, magari una Minaccia madre magari i potrebbe minacciare, piccoli. potrebbe difendendo i piccoli, aggredire. I maschi, non so, sono molte volte solitari, molte volte qui rovesciano i bidoni della spazzatura perché vogliono mangiare. Noi non gli diamo assolutamente da mangiare perché altrimenti poi prenderebbero troppa confidenza, si sa, no? Però non li vogliamo neanche Però uccidere, sono tanto ecco. carini. Sì, ce ne sono tanti, distruggono le coltivazioni, noi abbiamo qui c'è tante persone che si sono messi i loro recinti elettrificati e si sono messi il culo a massa, come si dice. E ci sono a posto, avete il vostro recinto, vi coltivate la vostra roba, siete a posto. Poi questi animali, insomma, che loro hanno diritto di vivere. Allora andiamo a sparare a tutti i piccioni. Vabbè. Vabbè, E tanto la pillola ce la devo mettere. Poi, ma anche bisogna sulla parlare, cioè, cosa. allora, siamo contrari, non è che deve diventare Far West qua, eh. Vabbè, poi, basta con queste cose qui da Far West, la caccia al cinghiale, tra l'altro la caccia deve essere fatta da una persona autorizzata, non che adesso io mi prendo un arco
c'entra un cinghiale e me lo mangia. Non funziona così, ecco, devo essere abilitato a farlo. Non è che chiunque può mettersi la macellazione, a parte che è rischioso fare questa cosa, potresti anche mancarlo, è chiaro che poi l'animale si ribella. Poi ci sono le cioccolatine, quelle che prendiamo sempre noi, che voi dite che sono migliori, di quelle dell'Aerospin. Ma è vero, l'hanno detto tutti qua in casa, tutti, non va bene. Io. Grana padano, riserva, grattugiato. Tanto poi vi faccio vedere il grattugino che ho preso. E poi questa qui che io adoro, mangerò stasera. Mortadella Bologna, quella con i pistacchi, è veramente buona, veramente ottima. E poi c'è un'altra cosa veramente buona che non costa neanche tanto, il prosciutto cotto alle erbe, vedete? Arrosto, prosciutto cotto arrosto alle erbe, poi quindi adesso un attimino che vado a mettere a posto questa roba del frigo, perché sennò con la temperatura che c'è adesso, che comunque non è molto alta, siamo sui 27 gradi, vabbè, va male lo stesso la roba, un attimino che torno. E ultimo ma non meno importante, ho preso due confezioni di questo. Patè per gatti. Cos'è, patè? Patè con manzo. Perché per abbiamo gatti. Una gattina che ogni tanto viene a farci visita. Allora già non abbiamo il gatto. E allora, racconta. Eh? Racconta. Sì, che ogni tanto viene a far visita la gattina. Purtroppo abbandonata. Sì, perché è morta la sua padrona. Hanno detto che è abbandonata. E così ogni tanto viene qua a miagolare qua sotto la finestra. Sì, viene a miagolare, però. Allora io deve essere selvatichita un po', non so male. Cosa dare, le do questi magari. Allora quando mi amore prendi, dai, racconta cosa? Racconta che prendi il mangiare. Allora io poi scendo, vado da è molto anche molto, mio figlio gli piacciono i gatti. È molto selvatica, non si lascia molto avvicinare. L'unico modo per farla avvicinare è questo, dandole da mangiare. E allora lei si avvicina, mangia, la carezza, si fa accarezzare quel tanto che basta e poi scompare di nuovo dalla scarica. Quindi noi siamo per sostenere, non è nessun rischio. Cioè, sì, non, perché ucciderli? Così, rimani, okay, dice, sei animalista, poi ti mangi tacchino, pollo, eccetera. Ho capito, vabbè, però non è che vada a sparare. Non è che dobbiamo andare all'estremità. C'è anche una via di mezzo. C'è anche chi è vegetariano. Certamente. C'è cioè, chi è vegetariano, quelli vegani. Beh, i vegani sono una cosa estrema. Sì, adesso io non so. I vegetariani possono anche andare bene, i vegani. Allora, ogni video ce n'è una nuova. L'altro video avevamo chiacchierato solo, è stato un emerito disastro. E questo sarà un emerito disastro. Qui non è che noi vogliamo giocare, mamma mia, stiamo male, così la situazione sale. No, non stiamo male. Monica qui. Scusa. Si sta curando, sta guarendo da questo principio di anemia del disco che comunque. Pare stia andando dolorosissima, molto meglio. Mamma dolorosissima. Mia, che esperienza da incubo. Sì, che poi io mi incazzo, cioè quando qua dico, ma io la curo, eccetera, da tre qua poi dice, no, sto sempre uguale. Ma no, ma devi guarire, devi, capisci, devi star meglio. Ma ci voleva il cortisone. È matematico. Una cosa che devo dire, aiuta molto, come anche mi hanno scritto, avete scritto una signora, una nostra iscritta, ci ha detto che lei si cura col cortisone, adesso non mi ricordo il nome, scusate, comunque salutiamo, un bacione a tutte e a tutti. Non posso muovermi, poi dimmi perché c'ho sta gamba che mi sta incalcando. Tra l'altro deve dormire sempre nella stessa posizione, fermo. Ok. Posso muovermi un po'? Adesso abbiamo finito il video, 20 minuti, un po' più piccolo, quindi... Scusate, è che sono stata poco presente, sicuramente ci sarà... Ma ve l'ho detto, ci sono sempre mille, no? mille cose mi vengono. E non è da dire perché adesso ho un po' in là con l'età, perché anche prima ero così. Adesso sono solo peggiorata. Ma c'è chi vengono, vengono un po' tutti. Ma io non so cosa sia successo. Vabbè, è un movimento, una cosa. Basta, io sono molto attenta dove in poi. E vabbè, e comunque un bacione a tutti e adesso un bacione, un abbraccio,
un bacio a tutti quelli che ci seguono. Peccato che non saliamo, che nessuno di noi si iscriva. Sì, noi comunque video. I video li facciamo anche sì, per loro. Video, non riusciamo tanto a farne molti. Vediamo se riusciamo a farne un pochino di più. Come abbiamo già spiegato, anche un po' questione di finanze. Di anche questione di finanze, non è solo perché noi non vogliamo. No. E quando abbiamo provato a fare solo un video parlato, non è che poi sì, anche perché è interessato, a fine mese ci rimane. Noi abbiamo spendere dei problemi economici, come avete ben capito, quindi facciamo quello che possiamo, se possiamo almeno rallegrarvi in qualche modo, farvi compagnia, già questo noi siamo contenti. Siamo contenti, vogliamo farvi compagnia noi stessi. Anche Monica, che magari in questo momento ha male, sì, sta meglio perché non pensa, molte volte è anche una questione anche di psiche, se uno non ci aiuta. Pensa, sicuramente anche questi problemi sono peggiorati dallo stress che qua non manca, no? E tutto quanto, no? Quindi, sì, sì. Quindi un bacione a tutti, tutti un abbraccio. E se vi volete iscrivere, per i nuovi, se volete fare like, lo so che il canale, se volete non è commentare, liberi di farlo. Commentate, fate like, poi allora iscrivetevi. Qualcuno, non diciamo qualcuno, tanti, dai. Là. Qualcuno, non è che puntiamo a diventare un che passa magari dal nostro canale e dice ma sì, va. Iscriviamoci. Ma non siete neanche un po' commossi che noi diamo da cibo ai gatti? No, vabbè, adesso riprendiamo su questa cosa. No, fa, quando si fa le cose si fanno per... raccontiamo anche un po' la nostra vita. Vabbè, un gatto comunque è carino, magari. Una gatta, credo che sia una gatta. È carina, grigia. E beh, lei c'ha la sua indipendenza, cioè indipendente. Va bene, io direi di chiudere qua e poi ci vediamo la prossima volta. Magari speriamo nella location classica, bene, col solito tavolo dove appoggio le cose. Certo, però qua è più stabile, se appoggio le cose sì, non vibra tutto. Speriamo di star bene. Ma tu devi stare, io ti obbligo a stare, okay. Di star bene. Comunque va già molto meglio, giorni fa non si poteva neanche muovere, adesso va molto meglio, il nervo si è disinfiammato. E arrivederci a tutti e ciao a tutti. Iscrivetevi, mi raccomando, bacioni, ciao, ci vediamo alla prossima puntata.